Bella ragazzi, Pilone, bentornati in questo nuovo video, quindicesimo episodio del The Journey Champions, il penultimo di questo viaggio incredibile che anche quest'anno sta arrivando al suo termine, così come le mie energie, perché io sono contentissimo di come sta andando, vi ringrazio di cuore per tutto quello che state facendo in questi giorni. Oggi contate che ne ho registrati 4, montati 2, penso di essere qua da 15-17 ore di fila a fare cose, però voglio arrivare alla fine, togliermi il pensiero, perché voglio arrivare alla fine, ormai faccio l'ultimo sforzo, anche l'ultima richiesta di oggi, ovvero un like di supporto, gli ultimi 30.000 like di oggi in vista poi del gran finale che dovrebbe arrivare domani all'1:30 come è stato in questi giorni. Detto questo raga, eravamo rimasti esattamente qua con Danny Williams che aveva appena buttato fuori dalla Champions League suo fratello con delle scene molto fighe, un episodio davvero intenso e profondo, molto bello. Ci manca da finire la Premier League. E tre partite rimaste, la prossima è col Crystal Palace. Dovremo giocarci il titolo, lottando contro il City. Spero di non far passi falsi, nel caso dovessimo farli metto le mani avanti. Raga, questo è il nostro viaggio, ci sono anche gli alti e bassi, anche se io punto a vincere tutto quanto, Premier, Liga con Alex e poi la Champions, chi lo sa. Vinci la Premier League, siamo ormai vicini, ci proviamo, andiamo dentro come dei tori. Mi sembra il caso di non fare porcate adesso col Crystal Palace. 5-0 secco, dovrebbe essere il mio pronostico, ne prendiamo 4, mo che l'ho detto. Subito la partenza, guarda lì. Easy, easy così, lo sapevo. Basta stare attenti, essere altruisti, senza rischiare. 2 minuti e 58, discesa di Danny Williams, ruzza via il difensore che fa schifo, gol della merda, assicuriamo l'1-0, ma come se l'hai portato via qua, mamma mia. Guarda, non potevo iniziare nel migliore dei modi. Cappottiamoli il prima possibile, così poi respiriamo un attimo. Ora, se le prendiamo dal Crystal Palace, non le abbiamo prese dal Paris Saint Germain, c'è qualcosa che non funziona. Guarda che sono rincoglioniti tutto di un tratto. Guarda che sono rincoglioni. Ecco, Crystal Palace ci mette l'uno pari. Benteke, guarda te, arriva qua tranquillo, tranquillo Benteke, ci ficca dentro l'uno pari col Crystal Palace. Vacci a rovinare tutto, mi raccomando. Porco cane. Danny, curvala un pelo meglio. Ho paurissima, raga, vi giuro sono terrorizzato dall'idea che possa veramente succedere questa cosa. Va, ne ho 8 davanti a me, come cazzo entro qua? Tira Momo! Sì! 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 2-1! Così! Non capisco perché dovrei agonizzare così. Come on! Finisce il primo tempo 2-1. Bene ma non benissimo si dice in questi casi. Guarda te, 29% possesso palla, ma ha fatto un tiro, un gol. Bella lì. Momo? Oddio, che cazzo fa questo? Bravo! Bravo Pirla! Regalato dagli avversari, gentilissimi. Regalato così. Ma lisciato tutto, Fabinho attento. Noi siamo ancora a secco come Danny, ma non ce ne può fregare di meno. Sì, sì, sì. Oh mio Dio, cosa ha parato. Porco cane, come ha fatto? Non mi fido più a fare driven shot quest'anno, raga, purtroppo, perché escono una merda. Là. Là. Bravissimo. Mané. Mi riserve la palla. Bella, bella, va come arriviamo di gran carriera da dietro, gliela chiamiamo. E lì, dove non ci può arrivare, chiudiamo la partita. Ammetto che mi hanno fatto cagare sotto per un 20 minuti di gioco, perché ho detto, cazzo, vuol dire che... la rischiamo adesso così. Finisce qua raga, 4-1 Crystal Palace. Distrutti anche se ci hanno messo un po' col cagotto in mano a un certo punto. Vuoi andare a perdere punti contro il Crystal Palace? No, un gol, un assist. Watford dopo il Crystal Palace. Ci andiamo a giocare anche quella, back to back all'infinito. Tra l'altro la penultima di campionato. Poi abbiamo l'ultima che è quella... probabilmente, vedi, guarda, City è già una partita più di noi, è già 81 punti, ci tocca vincerla per forza. Dai, anche il Watford, raga, come dei trattori dentro, senza perdere punti. Cattivi, che non possiamo perdere punti. Bello tutto qua.
Cosa ha già parato? Porco cane, Momo, rimettila in mezzo lì. Dai che proviamo l'inserimento. Oh! Era un bel tiro. Dai Momo, pensaci un attimo che sono caduto. Cercare il buco della difesa avversaria. Trova il modo di darmela. Sì? Sì? Sì, Lallana! Bella azione, ottimo assist. Dai, come dei trattori. Inserisco bene. Sì, 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 sì. E lì. Oh mio Dio. Fine primo tempo 1-0. Che può andare bene anche qua, ma non mi mette tranquillo al 100%. Dai, sti qua stanno buttando su alla viva il parroco, raga. Non può tornare a loro. Dai, cazzo, non hanno un'idea di gioco. Sì, non il massimo, lo so. Però bene o male siamo ancora lì. Ma che cazzo di palla mi perdi lì? Oh. Oh, raga. No, figa la discesa. La discesa di Danny. Per Momo! La sbaglia. Come hai fatto, Momo? Chiudi sta partita. 8 alla fine, raga. Inizio ad avere un po' di pressione perché se sbagliamo qualcosa dietro siamo inculati. Eppure fino adesso abbiamo fatto tutto noi. Teniamola qua, teniamola qua. Non andare via che perdiamo palla! Che cazzo fai? Stai qua sulla bandierina. No! No! Follia! Buttala! Siete dei pazzi di merda. Mamma mia. Sì, cazzo, ragazzi. 1-0 soltanto col Watford. Madre. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ma non si gioca così, ragazzi. Col Watford no. Raga, West Ham Liverpool. Ultima di campionato. Differenza reti. Ci proviamo, raga. Se dovessimo vincere entrambi finiamo pari merito. Ora non so lo scontro diretto, ma così non la vedo positiva. Se poi ci chiede di vincere la Premier League, un modo ci sarà. Fino adesso non abbiamo fatto passi falsi. Stiamo giocando a raffica, cazzo, raga. Madonna. Commentare un match che ci dirà se il Liverpool potrà ancora ambire alla Premier oppure no. Non avere la testa sgombra non è certo la condizione ideale per scendere in campo. Devono... Vabbè, raga, noi ci proviamo, andiamo dentro, cattivi. Proviamo a fare il 3 su 3. Se giochiamo con un po' di testa, dobbiamo lasciargli i passaggi tra le linee, raga. Occhio. Occhio, via. Oh, palo. Palo, va come aveva girato. Occhio. Occhio, raga. Mamma mia. No, Sì, così, Mané. Sì, Salah. Mamma mia, quanto ne sta parando quest'uomo. Mi serve un po' più di concretezza. Per favore. Dimmi che è buono. Sì. A chi? Oh, a Kiki! A chi Mané? Minchia quanto ci ha salvato il culo quest'anno Mané. Non è ancora detta, però ha fatto un botto di gol. Devo fargli il secondo a tutti i costi per tranquillizzarmi, raga. Non so se riesco a tirare. Non c'ho spazio. Mamma mia, tira di meno. Che ho fatto? Dai, era un calcetto in attacco. Vaffanculo. Sono nervoso, raga, sono nervoso. Fine primo tempo come prima. Pensavo fossero partite un po' più semplici. Sì, non sono complicate come quelle in Champions, ma il punteggio non mi viene incontro al momento. Lì. E vai. E dai così. Uomo assist, raga, non ho ancora segnato mi sa oggi. No, forse ne ho fatto uno prima. Sto giocando per la squadra. Più di così non so che fare, raga, per vincere sta Premier League. Se dicono che devo vincerla, ci sarà un qualcosa che succederà. Ora possiamo un po' rallentare il gioco, volendo. Traversa, l'anima degli mortacci, veramente. Bello! Mamma mia. Guarda, io la tengo la bandierina, sai che cazzo me ne frega. Dai ragazzi, dai ragazzi che anche questa è fatta. Sì ragazzi. Si pare sul match Liverpool che adesso deve arrendersi anche all'aritmetica e rimandare al prossimo anno i propositi. Ma come? Di vittoria in Premier League. Non è semplice accettare il verdetto del campo in questi casi dopo una stagione lunga e faticosa. Ma come? Sarà tempo per fare autocritica, probabilmente hanno gettato via qualche punto di troppo.
fine ha fatto la differenza. Ma ragazzi, ma non abbiamo vinto la Premier League per aver fatto che cosa? Le ho vinte tutte, fra! Mi ha fatto giocare 3 partite per dirmi che siamo a pari merito, che per differenza reti o scontro diretto, quel cazzo che è, siamo secondi. Io non ci credo. Come fa a esserci l'obiettivo vinci la Premier League se non si può vincere? Ho pareggiato la prima partita a inizio anno? Vuoi che c'entri quella partita lì? Che cazzo mi ha fatto giocare tutto sto capitolo allora? Come? Questo non l'ho capita, raga. Che dipenda dalla squadra che prendiamo. Cioè, mettete che avevo preso il Leicester o il Wolverhampton, non saremmo mai stati primi. Vuoi mettere che il Liverpool non aveva possibilità di vincere la Premier? Dai, a pari merito, vaffanculo. Dentro di me è una vittoria. Per il gioco siamo secondi. Andiamo da Alex. Magari qua, sai, la Liga riusciamo a vincerla. Pensavo che uno scivolone l'avrebbe fatto prima o poi, no? Valladolid, Real Madrid. Mannaggia, oh. Va bene, facciamo finta di niente. Ci siamo giocati 3 partite giusto per il gusto di giocarle. Qua ne mancano 2, siamo sotto di 1 punto. Voglio ben vedere. Se una gioia ogni tanto magari, dici. Poi ne diamo 32 adesso. Ecco la formazione della squadra di casa. Partono col 4-5-1 che però può diventare anche 4-3-3. Il piano tattico sembra... Olè! 1-0. Dai, tutti zitti. E che cazzo. Un po' ci sono rimasto male, lo ammetto. Cioè, mi sono impegnato con tutto me stesso per vincerle quelle 3 partite lì, senza pareggiarne una, senza far cagate, con la speranza di un passo falso del City che non l'ha mai fatto. Olè, 2-0 Bale. Dai. Olè. E siamo a 3. Sto ancora pensando come ho fatto a perdere la Premier League se non ho perso mai. Vabbè, fine primo tempo, ragazzi, stiamo giocando con dei morti che camminano al momento. Ah! Ah, ok. Ok, ho premuto tutti i tasti sopra per sbaglio e è saltato tutto quanto il replay e tutto. What the fuck? Non corrono questi avversari, raga, la squadra più scarsa che abbia incontrato quest'anno. So, 5. Stiamo giocando coi morti. Funziona, premete tutti e 4 i tasti sopra, vi skippa tutto, istantaneamente. Che figata, non lo sapevo. Guarda te come difendono male. Sei a 0, Valladolid, ma che cazzo sono sti qua. Vabbè, squadretta da 3 stelle di abilità. Va bene raga. Ma che cazzo stiamo dicendo? Ho fatto 5 gol? Che tiri sto facendo? Magari convinco il gioco a farmi dare una coppa del campionato. Magari la Liga riusciamo a vincere se lo convinco così tanto. Può metterla in area. Cerca il traversone. La madonna. 8. Vabbè raga, finisce qua. La squadra più materassa dell'anno. Ne ha prese 8. Mo vediamo in campionato... In Spagna, se abbiamo altre brutte sorprese, perché lì potrei veramente prendermi male. Alex Hunter, fantastico. La tua prima tripletta con la maglia del Real Madrid. Come ti senti? Ma l'avevo già fatta una tripletta con Hunter, raga. O no? Sono qui per questo. Sono qui per questo. Il club mi ha chiamato per segnare e io non lo deluderò. Quando sei venuto qui pensavi che avresti avuto un tale successo? Io mi aspetto di avere questo livello di successo ovunque giochi. Senti, l'unica cosa che mi interessa è dare il massimo. E oggi in campo credo di aver dimostrato cosa sono in grado di fare. Possiamo essere solo d'accordo con te, Alex. Grazie per il tuo tempo. Ne avevo già fatto una tripletta, comunque. Ma può essere che non c'è un minimo di trama oggi? Ragazzi, mi vado a giocare anche questa 5ª partita contro il Siviglia, anche se ho un bruttissimo presentimento. Più che altro mi sto giocando 5 partite di fila, senza un intermezzo. Per morirci. Bene, io gioco tryhardando come un porco. Proviamo a portarcela a casa. Palo! Mannaggia! Olè! Bale 1-0! Olè! 2-0! Io prego che se vinciamo sta partita il Barcellona faccia un passo falso. Aia!
Olè, 3-0. E dammela sta liga. Quanti gol sto facendo con Hunter in queste due partite con Real? Ok ragazzi, siamo arrivati al momento della verità. Il momento in cui con questo, vabbè, 3-0, capiremo in base a quanto ha fatto il Barcellona. Il Real che possono lasciarsi andare i festeggiamenti. Sono loro i nuovi campioni di Spagna. Sì. C'è la Liga ai loro piedi. Risultanza collettiva che coinvolge Santer. Sì, raga. I protagonisti assoluti di questa vincente cavalcata. Non era facile contrattassare. Da quello che dice Pardo abbiamo vinto la Liga. Almeno la Liga. Ero depressissimo, ragazzi. Fammi vedere qualcosa adesso. Fammi vedere qualcosa, bastardo, che mi ha fatto stare in angoscia. Ho lottato 5 partite di fila. Se mi bruciavi anche la Liga, impazzivo. Alex, la tua prima stagione con Galacticos e hai vinto il campionato. Ce lo siamo meritato, bastardi. Se giochi nel Real devi puntare al top, è così. Esatto. Ora ti attende la finale della Champions League, cosa ne pensi? Ma non l'hai vista la partita? Non esiste squadra al mondo che abbia la possibilità di batterci. Stai calmo, stai calmo. Lo vedrai, Alvanda. Parole forti, ma che dopo questa prestazione ci sentiamo di condividere. Ah, l'hai detto, alla Madrid. Carichissimo Alex, perché sono carichissimo anch'io. Gli arriva la cartina IF. Sempre la stessa, tra l'altro. Vorrei vedere un'esultanza, un qualcosa adesso, no? Siamo primi all'ultima giornata al sorpasso, ha pareggiato il Barcellona. 4-4 con l'Eibar. Però strano che non mi abbiano fatto vedere l'esultanza né niente, raga. Ecco, in questo momento mi sono appena accorto che non ci sarebbe stata nessuna cinematica, perché probabilmente l'avrò skippata o non è apparsa. Quindi per completezza ve la metto qua, l'ho cercata un attimo in giro, si trova, perché tanto è una cinematica qualsiasi, neanche troppo particolare purtroppo. Con la squadra che alza la coppa, Hunter che va in giro a festeggiare, gioia, foto, ricordo di gruppo e è tutto qua purtroppo. Ora però torniamo al video perché c'è una clip importante da vedere. Kim, attenzione, guarda qui. Sono qui con uno dei marcatori di oggi, Jim Hunter. Jim, benvenuto e grazie per essere qui con noi oggi. Grazie a te. E che ne dici di descriverci, se vuoi, il tuo 100° gol? Era una palla perfetta, come se il tempo si fosse fermato. È stato un sinistro al volo memorabile. Dubito che i tifosi del Coventry abbiano festeggiato, però. Sì, il calcio è questo. Una volta in campo non si riesce a pensare ad altro. Nulla ha importanza, oltre alla partita 11 contro 11. È sempre stato così. E le cose non cambieranno. Sono i momenti come quel gol a ripagare di tutti i sacrifici. Sono i momenti come quel gol a ripagare di tutti i sacrifici. Questa frase. Attenzione. Si è motivato. Pensavo a una clip come quella tra Terry e Danny, dove diventa Scarmonero, mi fanno una cosa dedicata. Abbiamo finito anche il capitolo 3. Siamo arrivati alla fine di questo penultimo episodio. Un po' strano, perché è uscito fuori un po' strano. Io vi saluto perché non ha senso legare questi 20 minuti più un'altra mezz'ora, penso, di ultimo episodio. Domani, unico episodio, chiudiamo tutto quanto il De Giorni, perché avremo la finale di Champions League e la finale di Kim. Io vi ringrazio raga, mi spiace per quella clip lì, perdonatemi, ma è esplosa probabilmente. Vi chiederei un bel like raga, arriviamo a 30.000 like, ci vediamo domani 13.30 sul canale con l'ultimo episodio. Grazie a tutti, da Ron. Bello. When you fall, when you